Ciao fuoristradisti, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo qua in Islanda, ci sono dei mezzi fantastici, quindi perché non guardare un po' di tecnica di come sono fatti questi fuoristrade, di come sono preparati? Andiamoli a scoprire assieme. Questo è uno dei tanti mezzi che si vedono, ovviamente questo è un pulmino, serve per i turisti, per portare i turisti, però ha tante cose tecniche molto interessanti, come potete vedere ha delle gomme enormi, appunto perché qua ci sono degli inverni molto rigidi e la neve è una quotidianità. Vediamo qua tutto un sistema estremamente complesso, andiamo a scoprire che cosa monta. Vediamo intanto che per affrontare la neve utilizzano delle gomme all terrain, sono gomme molto molto larghe, anche abbastanza alte. Se volete sapere il perché guardate il video che ho già fatto sulle gomme all terrain verso le gomme matte terrain sulla neve. Questo dà un sacco di grip, ovviamente visto che queste macchine vengono utilizzate anche su asfalto hanno tutta una gran chiodatura, vedete, hanno una chiodatura abbastanza fissa nei vari tasselli. E poi vedete qua una cosa estremamente interessante: visto che queste macchine vanno sia su strada che soprattutto in fuoristrada e sulla neve una delle cose più importanti è avere una grande area di contatto tra la gomma e il suolo per avere molto più grip. E quindi cosa fanno? Questo sistema è un sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio manuale automatico all'interno del veicolo, quindi quando uno va su strada aziona il compressore e riesce a gonfiare tutte le gomme, quindi tutte le quattro gomme hanno lo stesso sistema e si riescono a gonfiare mentre le gomme vanno. Qua c'è un cuscinetto che permette al tubo pneumatico di girare. E stessa cosa quando si va in fuoristrada, lì abbiamo bisogno del contrario, quindi dobbiamo sgonfiare le gomme, girerà una manopola, si sviterà un manometro in modo tale da sgonfiare tutte e quattro le gomme alla pressione desiderata e in modo tale da avere molta più area da terra. Questo è un sistema estremamente valido soprattutto per chi deve utilizzare molto l'auto in modo variabile sia su strada che in fuoristrada, quindi magari per chi fa tanti viaggi questo può essere un bel sistema. Infatti un altro terreno dove vediamo questo tipo di sistema è appunto su sabbia, quindi nei veicoli preparati da deserto che utilizzano questi. Si vede tanto anche nei veicoli che corrono e girano durante la Dakar, perché questo sistema è un sistema molto versatile e ti permette di adattare la pressione del pneumatico alle condizioni che incontri. La gomma così alta e così larga, la larghezza sappiamo il perché, serve per aumentare la superficie di contatto, l'altezza invece ci sta tanta altezza dal suolo, quindi vedete che il differenziale è veramente tanto alto, ci saranno almeno 40 cm da terra tra il differenziale, questo ci permette di avere un'ottima altezza del suolo. Questa è una gran bella preparazione, molto, molto semplice, molto efficace, perché tra l'altro ha un pistone pneumatico, un pistone idraulico, scusate, per sterzare correttamente questa ruota, sennò altrimenti se con l'idroguida tradizionale sarebbe impossibile. Il pistone idraulico è idroassistito, quindi c'è un'idroguida tradizionale con il pistone esattamente come io nella mia macchina. Questo permette di avere lo sterzo molto morbido nonostante delle gomme così larghe. E vediamo che è una preparazione ottima per questo tipo di terreno, quindi luce da terra, gomme molto larghe, quindi permettono di galleggiare sul terreno e permettono di affrontare veramente tanti ostacoli. Gran belle preparazioni qua in Islanda, perché ovviamente sono dei gran fuoristradisti, qua il fuoristradismo è la quotidianità e il territorio permette di fare veramente delle belle cose. Come tutti i fuoristrade che si rispettano, anche questo marca il territorio perché c'è la sua postazione di olio, sia da una parte che dall'altra, vuol dire che l'olio c'è e quindi non ci dobbiamo preoccupare. Se l'olio non ci fosse sarebbe preoccupante. Spero che anche questo video, fatto un po' così velocemente, però per farvi vedere dei bei mezzi, vi sia interessato. Seguitemi qua sul mio canale per altri video tecnici sul mondo del fuoristrada, seguitemi sul mio canale Telegram e su tutti i miei social. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!